ve la siete giocata fino all'ultimo alla faccia di chi diceva che il Milan comunque non voleva stancarsi più di tanto. Peccato per il finale. Mi dispiace, i primi 5 minuti del primo tempo supplementare sono risultati fatali. Mi dispiace perché la squadra ha fatto una grande partita, è stata una bella partita, la Juventus se ne è stata da meno. E quindi bisogna cercare di riprendere le forze per sabato. Misbah e Lopez hanno segnato due giocatori e sono arrivati al mercato di gennaio e erano arrivati senza grandi squilli e invece stanno dimostrando coi fatti essere giocatori importanti anche a questo livello. La società credo che nel mercato di gennaio, nel mercato di agosto, abbia fatto degli ottimi acquisti, sia quest'anno che l'anno scorso. Mister, si diceva che questa partita potesse avere un valore simbolico, psicologico anche per la corsa campionato. Lei ci crede a queste cose? E allora va bene per noi, che alla fine dei 90 minuti abbiamo vinto. Ibrahimovic aveva l'influenza, è debilitato per quello, l'ha cambiato perché insomma non stava benissimo? No, ha preso un colpo alla schiena e ho preferito toglierlo. Questo era un paradosso, la prima sconfitta nei 90 minuti della Juventus corrisponde con la prima vostra vittoria nello sconto diretto e forse però è la più amara. Ma l'importante è fare una grande partita e giocarla come l'abbiamo giocata. Ora, ormai questa è passata, anche se da poco, cominciamo al campionato. Ha avuto buone indicazioni della profondità della squadra però, quelle che sono alternative comunque a sua disposizione, penso subito a Maxi Lopez e alcuni giocatori nominati dai colleghi, hanno risposto presente all'appello. No, Maxi Lopez ha fatto una buona partita, come gli altri, ha dato profondità, è stato un punto di riferimento e quindi è un giocatore importante per noi. Peseranno i 30 minuti per Roma e Barcellona? Peseranno questi 30 minuti? No, ora recuperiamo, lasciamo riposare fino a sabato.